questa puntata un po' particolare vi porto in giro con me. Benvenuti nel cuore di Napoli. Ci troviamo nel negozio dove Pino Daniele ha acquistato la sua prima chitarra. A Napoli il babà. Siamo entrati in galleria. Non si vede più una mazza. Accendo una luce, accendile tutte. Ok, non so se mi vedete. Comunque, volevo semplicemente augurarvi buon divertimento e soprattutto buona visione. Spero che questo vlog di viaggio on the road vi piaccia e vi diverta. Bene, sono in macchina con un po' di amici. Adesso c'è un po' di fila. Eravamo a Terni, Orte, da quelle parti lì, insomma, comunque nel cuore dell'Umbria. Adesso ci stiamo spostando verso il Lazio, poi arriveremo finalmente in Campania verso tarda serata. Vabbè, vi presento intanto un po' di gente che è con me. Ciao amici chitarristi, io non sono proprio un chitarrista, sono un amico di chitarristi, sono William, amico storico del caro Mirko, e sono il conducente della macchina, e quindi adesso siamo in belli in viaggio e si va spediti in zona Campania, a casa mia. Io sono napoletano, quindi me li sto portando a casa. E poi c'è anche mio fratello, sì, ho un fratello, lui è davvero rock da quando è nato con il chiodo, pensate. Ciao a tutti, io sono Fasco e sono il fratello di Mirko, patata rock, sempre e comunque. E vabbè, schitarristi, allora, visto che praticamente dobbiamo viaggiare un sacco di ore, puoi chiudere il finestrino, grazie, e non ci abbiamo un cazzo da fare, diamo subito spazio alla rubrica saluti dei YouTubers! Schitarristi! Antuenas Pucci. Edi Bianco. Ciao! iPlay 2.0. Un saluto anche ai tubaioli. Ciao! Raffaele Amendola. Ciao! Simone Brindisi. Ciao! Luca Bertot. Ciao! Luca detto Gas. E basta! Dovete sapere, cari, ma anche quelli economici, comunque tutti, prendiamo i cari e quelli economici, che insomma in questa macchina si è un po' riunita la creme della creme dell'animazione dei villaggi turistici dello scorso decennio. Ormai 13 anni fa io e il signore qua presente ci siamo conosciuti, e dura ancora questa amicizia, più del matrimonio praticamente, però all'epoca ci si divertiva tanto, oppure mo, perché continuiamo assolutamente. Sì, siamo sempre i soliti minchioni, sì. Confermo, l'accendo. Anche se adesso stiamo tramandando alle nuove generazioni tutto il nostro sapere. Sì, però mettiamo un bel bagaglio a disposizione. Ma minchiate, siamo ferratissimi. Infatti, qual è il motivo di questo viaggio verso Napoli? Un po' perché insomma è la terra del mandolino, che è un parente molto stretto della chitarra, quindi mi incuriosisce molto il mandolino. Però in realtà la principale motivazione è un corso di formazione per animatori, uno stage formativo, dove noi ormai andiamo da vecchietti a insegnare. 1, 2, 3, 1, 2, 3, cuore! E voi mi direte, ma cosa cazzo c'entra col mondo della chitarra? Ragazzi, quale miglior posto di un villaggio turistico dove fare le schitarrate notturne e imbroccare? Ma non solamente le ragazze, anche le ragazze che suonano imbroccano i ragazzi. Insomma, è un po' il paradiso dell'imbroccolamento, se accompagnato da una buona schitarrata. Ragazzi, cioè, fate top, veramente, siete soprattutto top. Che vuol dire? La galleria! Ah! Quello vuol dire, quello era il messaggio, c'è una galleria! La galleria, esatto, la galleria! Vediamo la galleria! E con i nostri potenti mezzi ho speciali! Ho già acceso la luce, attenzione! Ma che cazzo! Ma adesso vediamo una faccia da futuro animatore turistico! E in questo videovlog diamo vita ad una nuova rubrica, le sminchionate. Willy alla guida. Mirko alla guida. Patrick alla guida. Eva Enger alla guida. Suo marito alla guida.
marito è morto alla fine. Schicchi non c'è più. Poro Schicchi. Per me una coca, grazie. La coca in bustina o in lattina? In bustina, voglio vedere come me la trovi, ma la coca in bustina. Questa taglia è bruttissima. Il lattina è meglio. Ovviamente la monto, spiegami. Willy ha ospiti a casa, vengono dalla Toscana e stanno a mangiare una grande pizza. Grazie, in Toscana una pizza così ci si sogna. Mo suona la chitarra, su. Dopo se la fate l'appoggi bello, coppa la panza la chitarra. Molto uè uè, auma auma. Ci amma mangiare la pizza a Napoli. No. Ti immagino una lezione di chitarra sul Vesuvio? Che figata. Perché nel momento belli Nico non c'è mai? Poi va a fare le vacanze così a Los Angeles, così va a fare le tournée. Benvenuti nel cuore di Napoli, che noi stiamo andando a caccia di negozi per chitarre. A questa rosa centrale particolarissima che veramente non avevo mai visto. E ci troviamo nel negozio dove Pino Daniele ha acquistato la sua prima chitarra. Sì. Non c'è altro da aggiungere, nel senso che questa è una pietra miliare della storia, della musica. Mi rompo la telecamera. Assolutamente, no. Io tipo solo con la patata, guarda. Tipiche ragazze napoletane, sì. Molto folkloriste, molto belle.